Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vi andrò a mostrare come cambiare il vostro bebè. Come vedete mi trovo su un fasciatoio, ma passiamo subito alla dimostrazione pratica. Bene, immaginiamo che questa bambola sia il vostro bebè. Come procedere? Già indossa un pannolino, vi siete accorti che il pannolino è gonfio o che comunque emana degli odori alquanto particolari? Andiamo per cambiarla. Ovviamente con una certa delicatezza andiamo ad aprire il pannolino con le alette che ci sono e andate ad aprire in questo modo. Una volta che avete aperto, il dito indice fra i piedi del vostro bebè, con il medio prendete un piede e con il pollice andate a prendere l'altro. In questo modo potete tirare su il vostro bebè in tutta sicurezza. All'interno del pannolino andrete a vedere se non c'è nulla, era soltanto pipì. Se trovate qualche altra cosa, trovate qualcosa di solido. E allora andate immediatamente o a ripiegarlo in questo modo, ma se il sederino del vostro bebè è sporco, potete intanto aiutarvi con un lembo del pannolino in questo modo, dall'alto verso il basso. Così, e andate a ripiegarlo. Una volta ripiegato, prendete il vostro bebè da sotto un braccio con indice e pollice, lo andate a prendere sotto il braccio e lo rigirate in questa posizione. Fate passare l'indice sotto l'ascella e il pollice sopra la spalla. Procederete a lavarlo, ovviamente con dell'acqua calda, con dei prodotti che successivamente vi andrò a consigliare. Una volta che lo avete lavato, sia che abbia fatto la pipì o sia che abbia fatto qualche altra cosa, potete andarlo a rimettere sul fasciatoio. La prima cosa da fare, una volta lavato il vostro bebè, lo andrete a rimettere sul fasciatoio e passiamo alla procedura di come mettere il nuovo pannolino. Aprite il nuovo pannolino, una volta ovviamente asciugato il vostro bebè, lo aprite con le alette, la parte con l'elastico, con lo stesso modo di prima andate a tirarlo su, la parte con l'elastico la infilate sotto dietro la schiena, riabbassate il vostro bebè. Prendete la crema lenitiva, ve la passate su un indice, quanto basta, e andrete dall'alto verso il basso a spalmare il sederino del vostro bebè con la crema. Se è necessario potete spalmare anche le parti interne dell'inguine. Una volta fatto questo, andrete a ripiegare la parte inferiore facendolo passare in mezzo alle gambe, glielo chiuderete davanti alla pancia, con le due alette l'andrete a richiudere. In questo modo il vostro bebè è pronto. I prodotti che mi sento di consigliarvi sono questi. Innanzitutto la pasta Emu, che è una crema che potete utilizzare da spalmare sul sederino del vostro bebè solo se è particolarmente arrossato. Il secondo prodotto che mi sento di consigliarvi è questa crema della Veleda alla calendula. Ovviamente andate sempre a verificare se la pelle del vostro bebè è troppo arrossata, se ha bisogno di zinco, se ha bisogno di tante altre sostanze, potete scegliere altri tipi di creme. Comunque questa è quella che mi sento di consigliare per tutti quanti i giorni. Questo è un borotalco della Eufidra, amido mio, ed è polvere finissima con amido di riso. Questa potrebbe risultare utilissima quando il vostro bebè inizierà a sudare e magari gli si arrosseranno le pieghe intorno alle sue cicce. Sempre della Eufidra, amido mio, il dermo detergente. Questo lo potete utilizzare per lavare il sederino, l'inguine del vostro bebè dopo che ha fatto la pipì o dopo che ha fatto la popò. Altri prodotti, io qui ho utilizzato un fasciatoio della Brevi, è un fasciatoio, come vedete, anche molto resistente perché ci sto appoggiato io sopra. Potete metterci sopra un panno asciugamano elastico, è munito al di sotto di un ripiano per poter appoggiare pannolini e quant'altro vi serve. Mi raccomando, l'importante è che abbiate sempre tutto a portata di mano, non lasciate mai il vostro bebè da solo, neanche per un attimo da solo sul fasciatoio, perché verso i 4-5 mesi, anche 6 mesi, inizierà magari a rigirarsi e può cadere dal fasciatoio. Questo tipo di fasciatoio è anche pieghevole e quindi può essere anche riposto con facilità. Al di sotto di questo ripiano, che è morbidissimo, al di sotto di questo ripiano c'è la vaschetta per fare il bagnetto, che dopo qualche mese magari non utilizzerete più, però i primi mesi è utilissima e vi fa risparmiare anche tanto spazio. L'ultimo prodotto che mi sento di consigliarvi assolutamente è il Sangenic della Tommy Tippi. Molti di voi lo conosceranno,
Molti di voi già lo utilizzeranno, ma se ancora non l'avete comprato, acquistatelo. Io lo utilizzo soltanto in questo modo. Qui dentro metto i pannolini sporchi soltanto con qualcosa di solido. Assolutamente trattiene gli odori, io ce l'ho vicino, c'è già qualcosa dentro e assolutamente non si sente puzza, non si sente nulla. Funziona in questo modo, anche andandolo ad aprire, perché come funziona? All'interno voi mettete il rotolo, ovviamente sotto andrete a mettere una busta per poter poi raccogliere tutto quanto. Qui all'interno, qui in questo buco, questa è la ricarica, qui all'interno di questo buco ci va il pallolino sporco, ovviamente dopo averlo piegato, va qui all'interno e andando a girare con questo pomello si richiuderà, come vedete, la plastica sul pallolino sporco che una volta messo qui, andando a richiudere, andrà esattamente, quasi ermeticamente all'interno. Questo è un altro prodotto che vi consiglio. Tutti questi prodotti li trovate nella descrizione con un link su Amazon. Così potrete consultare tutti quanti i prezzi e magari anche acquistare qualche prodotto. Se c'è qualche domanda potete farmela nei commenti, lasciatemi un like e soprattutto condividete questo video sui social, magari può essere utile a qualche papà che ha delle difficoltà nel cambiare il proprio bebè. Io vi racconto la mia esperienza, la prima volta che sono andato a cambiare mia figlia. Mi trovavo con un fasciatoio simile a questo, non sapevo assolutamente, non riuscivo assolutamente a trovare la misura giusta di come piegarmi, allargavo le gambe, mi abbassavo, sudavo, era a novembre, quindi potete immaginare, comunque non è un clima caldissimo, eppure sudavo come un cammello. Stavo scolando, avevo paura di farle del male, avevo paura di sbagliare, avevo paura di sporcare tutto quanto. Poi alla fine, man mano, con l'esperienza, con la tranquillità, sono riuscito poi a superare ogni paura. Quindi se questo video può essere stato utile a qualcuno di voi, lo spero, e vi saluto al prossimo video. Ciao a tutti!